Говорила мне мама, говорила и не раз, что за прелесть этот зяма, что за сын у нас. Молодон и умница уже. Ancora oggi, dopo circa 3 settimane dalla rimozione delle apposite campane, si ignorano le modalità con cui si effettua la raccolta del vetro. Può spiegare cosa sta succedendo? Noi, io parlo sempre da operaio, ci hanno fatto togliere le campane perché facevano un accumulo di immondizia, dicendo che la ditta poi doveva prendere provvedimenti, tranne il comune, la ditta, da mettere sacchi, non sacchi, plastica, però siamo arrivati e sono passati quasi 2 mesi. Le campane non ci sono più, la gente purtroppo quando mi vede per strada mi dice come mai, come non mai. Il problema è ora individuale, il problema da chi nasce, se l'impresa o il comune che faranno gli accordi, non sappiamo ora come va a finire, insomma, perché io so che l'azienda vorrebbe farli, però cerca un tantum. Il comune sta rivalutando se togliere un giorno di indifferenziato e inserire il giorno del vetro, almeno così sappiamo. Il comune ci ha diciamo dato l'ordine di togliere anche con nostro diciamo consiglio, perché gli abbandoni intorno alle campane erano eccessivi. Allora si dovrà fare un servizio porta a porta e abbiamo concordato per le modalità di una volta a settimana al posto dell'indifferenziato, e stiamo aspettando, appena arrivi il materiale da fornire ai cittadini, si dovrebbe iniziare. Nell'attesa abbiamo detto ai cittadini di darli agli operatori di zona se hanno vetro da dargli, oppure possono venire al centro di raccolto, come qualcuno sta vedendo. Si sa quando più o meno il momento, cioè si può dire tra un mese o tra un... Ma... possiamo, non lo so, perché dipende dal materiale. Quando sono 10.000 sacchi, perché il comune ha intenzione di dare i sacchi UTA per il vetro, anche se io sono un po' contrario, però per non dare maggiori costi al servizio, allora si fa al posto del stradale, si fa così senza oneri in più al comune, e si faranno con i sacchi. Dunque, diciamo, le campane costituiscono ormai un luogo di abbandono dei rifiuti, per cui si è pensato di rimuoverle, cercare appunto di per evitare questi abbandoni, quindi far sì che il servizio potesse migliorare. E abbiamo avuto un incontro con la ditta qualche giorno fa, alla quale abbiamo proposto di fornire dei sacchi UTA e consentire al cittadino anche di fare la raccolta del vetro anche porta a porta. Se evitiamo pure l'inconveniente di dover conferire i rifiuti nelle campane, cioè il vetro nelle campane, e siamo in attesa di questi sacchi. La ditta ha detto che sarà disponibile dietro il nostro corrispondente del costo, chiaramente. Va bene. Ma più o meno quando? Ma penso a breve, perché ormai il ritardo è notevole. Per cui massimo un mese, diciamo. Nel giro di un mese, entro fine anno, noi cercheremo di definire tutti i rapporti che... tutte le criticità, me lo auguro almeno di riuscire a farlo. Quali sono a suo parere le maggiori criticità del servizio di raccolta differenziata e a chi attribuisce, diciamo, le responsabilità maggiori della situazione attuale? Le responsabilità attuali, secondo me, sono, posso dire, i 50 e 50, 50 anche la popolazione che non rispetta, non entra ancora nella testa di farla indifferenziata, e quindi non si fa proprio, butta tutto nelle mondizie, cioè nelle buste, e li butta per le macchine, dove trova le accumuli, dove trova la busta. E 50, posso dire, la responsabilità può essere anche nostra, nel senso tra gli operatori e la ditta, perché se a noi ci vengono fatti determinati, noi stiamo lavorando ora 3 ore, no? Sì. Se a noi, ad esempio, ci portavano, non dico a ore piene, però giusto che per farvi capire che se noi lavoravamo a 6 ore, il problema non c'era, perché le 3 ore io posso finire la zona o posso pulire, le 6 ore ti faccio la zona, ti faccio il ritorno, cioè praticamente non era, cioè doveva stare molto 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 più pulito.
Criticità, io vedendo altri comuni non ce ne sono, bisogna vedere che tipo di criticità. Se parliamo di abbandoni, questo è il problema principale su Marchizzavoi, ma altre criticità non le vedo. Gli abbandoni purtroppo non è né l'azienda né il comune, sono i cittadini che purtroppo su tutta la zona centrale non ne vogliono sapere. Invece sulle periferie funziona, però non hanno capito ancora che cioè, abbandonando i rifiuti non è che ci va di sotto il comune o l'azienda, ci vanno loro, perché mo che il comune va a pagare a posto del 65% di differenziata, scendiamo di percentuale, pagheranno di più loro, non noi. Noi è sempre quello che dobbiamo fare. Criticità, responsabilità ce ne sono parecchie. Ritengo 50% la ditta, 50% i cittadini. Diciamo anche una parte dell'amministrazione che non riesce, nonostante tutti gli sforzi miei da sindaco e di altri assessori, a riuscire ad educare veramente la gente per far sì che il servizio funzioni. Quindi sono i cittadini che non riescono ancora ad abituarsi all'idea di dover differenziare i rifiuti e quindi continuano ad abbandonare i rifiuti e non fare la differenziata. Noi stiamo insistendo con la ditta, con i cittadini, con dei servizi di vigilanza più accorta sul territorio per far sì che diminuisca o quantomeno la gente si abitui ad effettuare servizi di differenziata. A proposito dei lavoratori, qual è il motivo degli scioperi da parte degli operatori dell'ecologica? Il motivo principale è che non ci danno lo stipendio. Buttano la colpa al comune, il comune dice io tu hai vinto la gara d'appalto, quindi tu dovresti pagare pure 10 mensilità, non sono problemi degli operai nei confronti di... L'azienda dice se non mi paga il comune io non ho un centesimo per pagare, noi siamo come pedine. Voi siete in mezzo? Come pedine che ci muovono, nonostante tutto noi abbiamo dei problemi, quindi chi c'ha mutuo, chi c'ha bollette, chi deve mangiare, chi deve comprare latte, è tutto l'insieme di fatti. Però attualmente oggi ancora hanno promesso che ci davano l'acconto non è arrivato, ma stanno dicendo domani mattina vedremo, ma io vedo l'acconto del mese di novembre? Sì, di ottobre. Ah, di ottobre. Di ottobre. Ok. Stanno dicendo che ci davano, però finora tutto tranne si parla tranne dei soldi. Per questo motivo è stato revocato lo sciopero del 18 e 19? No, l'abbiamo revocato per il semplice fatto che non vogliamo essere cioè noi capiamo anche l'amministrazione che si è inserita da 5 mesi, problemi, milioni di euro che hanno, tutto quello. Però il problema principale rimane che noi non ci abbiamo nessuna colpa, perché la mattina ci alziamo, andiamo a lavorare e facciamo il nostro dovere. Quindi il problema ora, se è della ditta o del comune, non è che ci riguarda. Noi sappiamo che la mattina alle 4 andiamo a lavorare, col freddo o non freddo, facciamo la nostra giornata. Il motivo degli scioperi mancato stipendio, retribuzione degli stipendi, quello. Però diciamo l'azienda sta facendo tutti gli sforzi possibili per pagare, non è che non vuole pagare, purtroppo è come dire, se non paga non paga. Va bene, abbiamo capito. Quello è il problema. Abbiamo capito. Diciamo l'azienda deve anticipare, però fino a un certo punto, poi io adesso mi metto dalla parte dell'azienda, che non sono io dell'azienda, sono un dipendente come gli altri, però se oggi c'è neanche che li vuole pagare i dipendenti, fino a un mese, due, tre, poi non ce la fa più, dice io non ce la faccio più. Vive anche la crisi, anche la logica. Perché prima le banche finanziavano parecchi mesi, adesso le banche non le vogliono sapere. Anzi, va dato atto che i dipendenti fanno lo stesso loro lavoro, non stanno creando nessun problema anche se c'è un ritardo di pagamento di stipendi. Il motivo degli scioperi è la mancata corrispondenza nei termini degli emolumenti. E qua gli operatori ecologici hanno ragione in questo, in quanto non riescono a ricevere la giusta retribuzione nei termini dovuti, dovrebbe essere intorno al 10-12 del mese successivo. Oggi siamo nello stipendio di ottobre, addirittura, per cui quasi finito novembre, siamo con oltre un mese di ritardo.
Diciamo, le responsabilità sono dell'amministrazione o della ditta? O parte di responsabilità si può parlare, diciamo anche questo, io non sono abituato ad assumermi tutte le responsabilità. La ditta chiaramente è responsabile più del comune perché non riesce a corrispondere agli emolumenti nei termini stabiliti. Il comune è in ritardo con qualche mese per il pagamento delle fatture e siamo in ritardo di 3 mesi, onestamente parlando. Però, ripeto, questa è una situazione economica che noi abbiamo ereditato, una situazione abbastanza gravosa e abbastanza seria. Siamo con un debito enorme proprio da dover affrontare e cercare di pagarlo. Doveva partire lo scorso luglio un servizio con cui sarebbero stati segnati dei punti sulle tessere sanitarie dei cittadini che avrebbero dato loro diritto a sconti sulla tassazione dei rifiuti. Tra l'altro, circa 2 settimane fa, c'è stato un incontro ecologica Artemia amministrazione nel quale abbiamo verificato che il servizio era già disponibile, però per mancanza di software presso il comune bisognava trasmettere i dati manualmente. Oggi però in realtà non è ancora possibile. Come mai questo servizio non è ancora stato attivato? Quando mi riguarda, noi mettiamo a posto per quanto riguarda sia l'igiene che tutto quanto per quanto riguarda questo servizio qua, però sono 2 mesi che non abbiamo corrente proprio, quindi non potrebbe dare... Quindi il capannone è senza corrente? Senza corrente. Sono 2 mesi che non abbiamo la corrente. Bene. Intanto questo servizio non è, stato, non è, che devo dire, inserito nell'appalto. Cioè l'ecologica non è che ha preso l'appalto perché doveva fare questo centro di raccolta e doveva mettere le tessere magnetiche. Sì. La gestione di questo centro è solo, cioè, doveva avere solo gestione, però una volta che era tutto terminato come lavori e centro di raccolta, l'azienda lo deve fare. Però siccome ad oggi diciamo che è tutto completato, però mancano ancora dei dettagli, autorizzazioni provinciali, quella roba là che non è facile. Consegna dei lavori e tutto il resto, però penso che a breve, è una settimana di tempo, però diciamo, non è compito dell'ecologica che c'era scritto nell'appalto e non l'ha fatto, questo è come il progetto di Porto Canale, che è la stessa cosa, Porto Canale hanno fatto la gara, adesso devono iniziare i lavori e noi avremo solo la gestione, però se i lavori finiscono da qui al 3.000, noi al 3.000 iniziamo i lavori, però non è un servizio che era nell'appalto, è una gestione che noi dovremmo fare una volta che vengono terminati. Presente a quell'incontro, il servizio effettivamente è pronto per partire, e anche questo è una nota dolente del servizio nella sua interezza. Manca il software appunto di collegamento, perché software, il collegamento in rete fra il comune che deve acquisire i dati e la ditta. Il servizio è pronto per decollare, si aspettava di installare l'altro punto ecologico sotto il ponte di Porto Canale per far sì che potessero partire contemporaneamente i servizi e quindi dare un servizio migliore ai cittadini. Però ancora oggi anche questo non è partito e quindi anche qui stiamo vedendo di risolvere al più presto il problema. Si può ipotizzare un tempo qui? Il tempo, qua non me la sento ipotizzarlo, cercheremo di far partire quel servizio almeno dalla sede di zona ecologica. Quella periferica no, che stiamo aspettando che la gara si completi per poi aggiudicare il servizio. Questa è una cosa che doveva avvenire prima dell'estate, immagino un po' che sì. Noi ci siamo inseriti il 3 giugno, avevamo già questo problema. Sì, infatti. E quindi anche in questo stiamo cercando con tutta la buona volontà di venire incontro alle esigenze dei cittadini. Allora, ritiene che le campagne informative finora poste in essere siano state sufficienti o non sarebbe stato meglio coinvolgere i luoghi di maggiore aggregazione come le scuole, le parrocchie per far capire veramente ai cittadini come comportarsi con la differenziata? Secondo me ci vuole proprio responsabilità, cioè ripeto, questo che hai detto va benissimo perché si doveva fare così. Anche pure incentivare la gente, ad esempio dici beh facciamo la raccolta, ti do ad esempio pure 1 euro, cioè io pure un anziano che prende la minima pensione per pagare, con quell'euro che tu, io parlo di 1 euro come può essere 10 euro all'anno, 20 euro all'anno, incentivi la gente a capire e selezionare veramente,
Poi c'era l'altro problema, secondo quello che vedo io, noi dovevamo fare l'indifferenziata anche dove lavoriamo, dovevano mettere dei nastri dove noi veramente cresceva ancora qualche posto di lavoro in più, dietro il capannone ci mettevano i nastri, selezionavamo bottiglie, vetro, plastica e andavano 3-4 ragazzi in più a lavorare. Questo, però, come hai detto prima, portando in chiesa, portando ci vuole, perché noi a Margherita ora il 50% non la facciamo. Sì, ancora non si sa bene come funziona. Secondo me è stata fatta una campagna buona, tanto è vero che tutto durante l'appalto l'azienda doveva spendere 6.000 euro all'anno, ne ha spesi 25 solo per l'inizio della campagna, però sono state fatte campagne informative alla scuola e tanto è vero che gli unici a non contribuire bene sono proprio le scuole. Ogni giorno mischiano tutto e noi stiamo ogni giorno ad andare a spiegarli, a dire e a fare. E purtroppo, secondo me, la gente ha capito bene come differenziare, è solamente che c'è gente che non ne vuole sapere proprio. Anche se glielo spieghi, dici che è così e basta, la devi buttare a terra. Così è. Va bene. Certamente sì, è chiaro, l'informazione fa molto, anzi, diciamo che sì, c'è stata forse una carenza nel fare abbastanza informazione, e quindi anche questo abbiamo chiesto alla ditta che si serve a sua volta di un'azienda privata perché fa l'informazione, quindi speriamo anche in questo di riuscire ad informare più i cittadini. Va bene, un'ultima domanda. Che lei sappia, sono mai state elevate delle sanzioni da parte del comune all'azienda oppure da parte dell'azienda ai cittadini? Insomma, ci sono state delle multe? Esatto, attualmente no. Cioè, ci sono stati degli avvisi a qualcuno, io personalmente l'ho preso pure, che faccio parte anche del diciamo, igiene ecologica. Però gli avvisi, perché non puoi dare una multa, perché non possiamo fare le multe, quindi avvisarli sì, però che io sappia multe ancora non sono state ancora. Neanche da parte del comune all'azienda. Va bene. Sanzioni al comune non è che devono essere per forza fatte, è il servizio, quello è. Non è che. Quindi il comune non ha mai ravvisato, diciamo. No, siamo andati a fare dei controlli con il comandante, le zone, spazzamento e il comandante. Nel controllare abbiamo fatto delle foto e ci sono, che poi gli abbandoni vengono fatti dalle 12 del a mezzogiorno fino a mezzanotte e cioè non è che possiamo stare 24 su 24. Noi con l'ispettore ambientale nominati dal comune abbiamo fatto delle contravenzioni e li stiamo ancora facendo. Ma purtroppo la gente le paga. Adesso non so se le pagano, vengono mandate. E a quanto ammonta questa? 50 euro. 50 euro. E voi invece non avete ricevuto nulla? No, non ricevo niente. Il comune, anzi, noi abbiamo fatto una proposta, anzi, la dovremmo fare perché il sindaco è d'accordo, fare una proposta che almeno se mettiamo gli ispettori ambientali 24 su 24 oppure, gli vengono riconosciuti l'incentivo dal comune, allora l'ispettore si impegna un po' di più, anche se lo fa lo stesso. Però attualmente è tutto, diciamo, gratuito, lo informiamo. Questo servizio gratuito. E a titolo volontario. Allora, sanzioni sono state elevate, sono state quantificate, sono contestate all'azienda le varie mancanze, il mancato rispetto, diciamo, delle norme contrattuali. E quindi siamo quasi per notificarle. Abbiamo già avuto un incontro dove si è detto che. Però se si cerca anche qui, anche con i cittadini sono stati più volte sorpresi e multati, identificati. Sono pronti i verbali per farli notificare, a breve faremo questo, per cercare appunto, non vogliamo vessare i cittadini, sono già diciamo, tartassati da tasse, data la situazione economica, la crisi notevole che stiamo attraversando. Si è cercato di educarli in maniera bonaria, però se la cosa dovesse continuare, noi nei termini dovuti dobbiamo necessariamente combinare delle sanzioni. Ringraziamo Vito per la disponibilità, per la chiarezza. Grazie a voi, buona serata. Ringraziamo il signor Del Rico per la disponibilità e per la chiarezza, lo salutiamo. Grazie.
Ringraziamo l'assessore per la disponibilità e lo salutiamo. Grazie a voi e siamo a disposizione. Quando volete, sono qui. Grazie.